Fraccaro, senatore del Movimento 5 Stelle, uno dei tantissimi senatori che venerdì non era in aula ad ascoltare il ministro Gentiloni che riferiva sulla vicenda terribile di Giovanni Lo Porto, che ha fatto anche un'intervista ieri dicendo che tanto è inutile essere presenti ad ascoltare parole vuote. Arriveremo fin lì perché voglio parlare di questo tema, perché insomma c'è un tema simbolico molto forte, cioè per gli italiani vedere quell'aula dà una sensazione pessima, e quando poi ci si lamenta del decisionismo, l'uomo solo al comando, beh, se il Parlamento è quella roba lì, poi le cose sono dure le tesi sono dure da sostenere. Nel frattempo, se ho capito bene, avete votato anche voi assieme alla maggioranza per questa legge, quindi appunto poi, come spesso ci dite, su alcune questioni concrete che riguardano la vita dei cittadini, insomma, il problema di votare la maggioranza non c'è, capisco bene? Sì, esattamente, questa è una buona legge, quindi l'abbiamo votata. È così raro vedere uscire dal Parlamento italiano una buona legge che quando succede è giusto, è importante sottolinearlo. È stata anche un'opera di confronto positiva anche col Partito Democratico da parte nostra e da parte del PD stesso. C'è stato un piccolo problema durante l'iter perché la relatrice era la Moretti, che poi ha abbandonato il campo candidandosi all'Europarlamento, ma abbiamo superato anche questo. Per esempio, il termine di 6 mesi del periodo che passa dalla separazione consensuale e il divorzio è una proposta del Movimento 5 Stelle che è stata recepita dal Partito Democratico. Senta, Fraccaro, lei è sposato, è divorziato, è separato? No, convivo felicemente. Convive felicemente. Fuori dal matrimonio. Si vuole sposare? Ne stiamo parlando. Bene, vedi, ci arrivano con una certa riflessione, così poi dopo ci rimangono dentro più comodamente. Potrebbe fare come in certi film, adesso in diretta chiedere la mano della sua futura sposa, no? E noi tutti applaudiamo. Vabbè. Sarebbe scontato in questo momento, dopo l'apertura di... Per me sarebbe uno scoppino, Fraccaro, ci pensi, se lo vuole fare io sono contenta. Allora, proprio al popolo del PD, quindi, che Renzi manda questa lettera dicendo in ballo la dignità del partito, Fraccaro, che ne pensa? Anche dell'offensiva di Renzi, diciamo. A me fa abbastanza specie che Renzi minacci la caduta del governo non su un provvedimento contro la disoccupazione, per risolvere i problemi della povertà in Italia, 1 milione di bambini poveri, 6 milioni di famiglie sotto la soglia di povertà relativa, prima si parlava di come aiutare le famiglie, e non lo fa su questi temi, ma lo fa su un tema, legge elettorale, che è l'insieme delle regole che stabilisco come i cittadini possono vedersi rappresentare alla prossima legislatura, cioè stiamo parlando di poltrone, quindi lui chiede la fiducia sulle poltrone, la fiducia sul suo governo, e smaschera un po' il personaggio, non gliene frega niente dei problemi degli italiani, lui vuole il potere e vuole la poltrona, credo che sia abbastanza evidente, e sta costruendo una legge elettorale, e la sta imponendo al Parlamento, a sua immagine e somiglianza, che è una legge elettorale oscena anche da un punto di vista storico, perché se vogliamo in Occidente non c'è una legge elettorale simile, se vogliamo trovarne una simile dobbiamo risalire nella storia fino ad arrivare al 23 con la legge Acerbo, che è quella voluta da Mussolini, ma è anche oscena dal punto di vista tecnico, procedurale. Cioè, faccio un piccolo esempio, noi abbiamo un problema enorme in Italia che sono i cervelli in fuga, i giovani che se ne vanno dall'Italia perché qui non hanno prospettiva, e i giovani sono quelli che non votano Renzi, cioè nelle fasce più giovani della popolazione, il PD vince, il Movimento 5 Stelle ha i voti prevalenti. Maggiore e proprio quei giovani che vanno all'estero e scappano, e proprio lì, tra quelle fasce di popolazione, tra gli italiani che vanno all'estero, i giovani che vanno all'estero, beh, quelle fasce della popolazione non potrà votare il ballottaggio. E l'ha costruita ad hoc per garantirsi il rinnovo del mandato e avere un Parlamento che obbedisca alla sua volontà. Voglio un commento. Dicevo, Corrado Passera, leggo un'agenzia, con la moglie e una settantina di attivisti di Italia Unica, del partito da lui fondato, si sono fatti riprendere da TV e fotografi, imbavagliati, e poi, sempre con il cerotto alla bocca, hanno intonato
suonato l'inno di Mameli, guidati da un direttore d'orchestra. Che dicevi, Chico, perché Fassa, lo sapete, è stato un grande manager, un grande banchiere, ministro dello sviluppo economico potentissimo. Fa un po' una cosa un po' da grillino, fra caro, vi sta un po' imitando Passera, secondo me. Sì, scusi, visto che mi ha rivolto la parola. Sì, certo, le ho rivolto la parola, prego, dica. Sì, no, mi permetta solamente una cosa, poi le rispondo. Una precisazione, perché non posso permettere che si menta così spudoratamente agli italiani. Una legge elettorale in questo momento c'è, è immediatamente applicabile e applicata. E anche le preferenze, non c'è una legge sul conflitto di interessi, su una legge seria sul voto di scambio politico mafioso, sul reddito di cittadinanza, ma la legge elettorale c'è ed è costituzionale. Il consultello, sì, assolutamente proporzionale, che quindi moltiplicherebbe gli effetti della legge preesistente. Lei ha detto che non c'è una legge elettorale. C'è. Non il famoso consultellum, che è un proporzionale assoluto e che quindi evidentemente, se dovessimo andare a votare con quella legge lì, nessuno avrebbe la maggioranza, quindi sarebbe la palude al quadrato. Ha ragione Formigoni. E si dovrebbe andare veramente non alle larghe intese, ma alle larghissime intese, perché la legge c'è e dà le preferenze. Sì, vale, ma non funziona. Stiamo dicendo che è drammaticamente non funzionante. Però voleva specificare che non è vero che non ce l'abbiamo, seppure è totalmente proporzionale, così come è venuta fuori dalla sentenza della Corte Costituzionale, però, scusami, per essere precisi. Poi torniamo a Passera, però il punto di Formigoni è un punto fondamentale, perché tutti quelli, compreso il Travaglio, che chiedono, dicono il Parlamento è legittimato, andiamo a votare, si va a votare con la legge proporzionale, il giorno dopo bisogna fare un governo di larghe intese, necessariamente, perché non c'è altra alternativa, e quelli cominceranno, riprenderanno a strillare contro gli inciuci, eccetera, eccetera. Anziché scusi, scusi. Prego. E lei continua a dire che il problema di questo paese sono i tempi della politica, ma non è vero, perché l'Odo Alfano è stato approvato in 19 giorni, il nostro Parlamento è il Parlamento che in Europa emana più leggi inutili di tutti nel corso dell'anno. Il problema leggi sono inutili di tutti. Il problema sono perché il problema sono i politici che noi mandiamo a rappresentarci. Ecco, è la presi voi direi abbondantemente, di no, da quel che si è visto, mi scusi Fracaro. Non è che avete selezionato queste genialità di classe politica, ne avete buttati per fuori metà, fate un casino della Madonna. Limite dei due mandati, mettere, cacciare fuori i condannati, questo serve per cambiare il paese. Vabbè. Dei politici onesti, vabbè, non un uomo solo al comando, perché risolvere il problema della democrazia che esiste, della rappresentanza che esiste in tutto l'Occidente oggi, concentrando il potere e non estendendolo ai cittadini che oggi non hanno nessuna voce in capitolo quando vengono emanate delle leggi, a differenza di altri paesi molto più civilizzati in questo altro senso. È una distorsione della democrazia. Vorrei un commento da lei, Fracaro, su quello che sta facendo Corrado Passera, su questa manifestazione contro l'Italicum. Si sta ingrillinendo? Io condivido la critica a questa legge elettorale e fa legittimamente una manifestazione pubblica per sollevare la questione. Non credo che qualunque manifestazione extraparlamentare sia grillina, è sempre successo in passato, forse l'opposizione negli ultimi anni non si è mai vista, si è rivista col Movimento 5 Stelle, ma non è che si fa opposizione anche fuori dal Parlamento, si diventa grillini, è una sana forse la saresti mai aspettata una civile cosa del genere da all'inizio della trasmissione, è una cosa abbastanza sgradevole da vedere, lo dico da cittadino, cioè venerdì scorso l'aula della Camera, mentre riferiva alla Camera, tra l'altro su vostra richiesta, il ministro Paolo Gentiloni sul caso di Giovanni Loporto, giovane cooperante italiano che è rimasto ucciso in un raid degli americani, in una condizione molto strana, l'abbiamo saputo molto dopo, insomma una storia davvero complicata da mandar giù per noi tutti italiani, ma naturalmente drammaticissima per la famiglia di Giovanni Loporto. Ebbene, Gentiloni arriva in aula e queste sono le immagini, ve le faccio vedere perché l'aula è praticamente deserta. Vediamole un momento. Ci sono? Innanzitutto mi unisco alle parole della Presidente della Camera, rinnovando le condoglianze e la vicinanza del Governo e mia personale alla madre di Giovanni Loporto, la signora Giusi, e a tutti i familiari e i suoi amici. Giovanni era un volontario generoso ed esperto nel mondo della cooperazione e dello sviluppo.
Diciamo che anche il governo non ha brillato, perché c'era soltanto lui e Benedetto Valla Vedova. È un'immagine brutta, molto brutta. Naturalmente io non è che non capisca che il venerdì, come avete spiegato in tanti, i parlamentari vanno sul territorio ed è bene ed è giusto che ci vadano. Però due sono le cose: o non si fa venire Gentiloni il venerdì o si rimane a Roma, perché l'idea è che quella roba lì venga fatta in quel contesto. Ho letto la sua intervista, Fraccaro, questa mattina, in cui lei dice: io alla fine penso che non fosse nulla di strano, quando noi non c'eravamo, noi 5 Stelle, perché tanto il governo viene sempre a dire lì parole vuote, eppure l'avete chiesto voi che Gentiloni venisse, quindi non l'ho capita bene questa cosa, me la spiega? Sì, guardi, non lega il titolo spesso di alcune interviste, comunque non è del tutto sbagliato nemmeno il senso di quello che ha cercato di riportare il giornalista. Il concetto è questo: noi abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio di venire a riferire, perché era una questione legata alla sua presenza e il suo incontro con Obama, che aveva scatenato le polemiche perché solo dopo una settimana si era venuto a sapere da agenzie estere della causa della morte di Loporto. Abbiamo chiesto che venisse a riferire il Presidente, che ha mancato di rispetto al Parlamento, mandando una persona, seppur Ministro degli Esteri, che non aveva partecipato a quell'incontro, e la polemica era su quell'incontro, quindi sarebbe venuto a parlare del nulla, come ha fatto ovviamente. È chiaro che io sarei stato molto felice di partecipare se avessi potuto. In quel momento, anzi la notte prima, ero di fronte alla provincia di Trento, dove una donna si era incatenata perché il figlio, dopo 17 anni di precariato, era a casa senza nessun assegno di indennità, nonostante le parole di questo governo, e sarebbe finito in mezzo a una strada. Quindi ho preferito partecipare a quel dramma, aiutare quelle persone e anche il Presidente. Ma questa è una scelta personale che io rispetto, Trento, però eravate in sei. Piuttosto che ascoltare parole vuote, che erano annunciate vuote, non essendoci Renzi, che era il protagonista di quella vicenda, che non ha riferito all'Aula, è stato lui ad andare a parlare con Obama, non il Ministro degli Esteri. Allora, però, Fraccaro, c'era il Ministro degli Esteri e comunque, a parte il suo caso personale, eravate in sei voi, e come per carità, erano anche pochissimi quelli del PD, quelli di Forza Italia. Cioè, quando poi voi vi stracciate le vesti dicendo: oddio, questo Parlamento non viene preso in considerazione, Renzi vuole limitare l'autonomia del Parlamento, uno vede quel Parlamento lì e si chiede: dobbiamo difendere quel Parlamento? Io glielo dico con franchezza, cioè me lo chiedo, Livia Turco.